questa mi pone un problema ancora più serio, che è quello della tutela della nostra città, anche in relazione a quelle che sono un grosso lavoro che stiamo facendo per tutelare il verde, per tutelare tutto ciò che ci appartiene. Perché poi con il verde pubblico stiamo facendo un lavoro enorme proprio sotto questo punto di vista. Stiamo rimettendo in sesto un po' di cose ed è davvero peccato quello che sta accadendo. Tra l'altro, lei ha fatto riferimento a due episodi, quello della Carnale e quello penso di stamattina al Parco Pinocchio. Ce n'è stato anche uno domenica abbastanza importante a Forni. Voglio dire che questi disgraziati gironzolano, speriamo che le forze dell'ordine facciano presto a prenderli, perché poi si tratta di atti delinquenziali. Insomma, io penso al caso una volta o due, ma troppi casi, insomma, non credo che possano trovare ingresso in un ragionamento del genere. Il discorso della prevenzione, beh, come amministrazione comunale noi sicuramente possiamo cercare di evitare per alcuni aspetti che si formino, tra virgolette, delle aree a rischio, tutelando e trattando il verde al meglio perché questo non accada. E questo sicuramente è un lavoro di prevenzione che lei sollecita e che sicuramente stiamo cercando di fare. Ma mi domando e dico, in un'estate come questa, in cui la calura la sta facendo da padrona, in cui il vento tra l'altro spira fortissimo tutti i giorni, e sono due condizioni necessarie e sufficienti affinché gli incendi divampino, è abbastanza complicato tenere insomma la barra dritta sempre. Noi ci stiamo provando, ci stiamo prendendo responsabilità e facendo un lavoro enorme, però lei capirà bene che ci vuole davvero molto poco in questo momento per crearci qualche problema. Voglio dire, è un'estate costellata in tutta l'Italia da questo fenomeno che ha carattere esclusivamente delinquenziale. Il Vesuvio è stato devastato, al nord se ne sono visti tutti i colori, nella Maremma, insomma, posti importantissimi sono stati completamente distrutti da questo fenomeno. La stessa sera di uno degli eventi più importanti della città, che è stato il concerto di Tiziano Ferro, mentre il concerto c'era da un lato, dall'altra parte qualche delinquente metteva mano a chissà cosa per incendiare la collina di fronte, ma tra l'altro anche le modalità che si stanno verificando, l'utilizzo di animali da qualche parte, cose di questo genere, insomma, lascia pensare che la delinquenza insorga abbastanza ferocemente. Noi che cosa possiamo fare? Questa è un'estate importante per la città di Salerno, perché è un'estate in cui stiamo facendo un lavoro enorme per tutelare le spiagge, per tutelare il mare, per quello che possiamo ovviamente, per far sì che i cittadini salernitani godano al meglio un'estate difficile. Questa è un'estate complicata. Abbiamo il problema della carenza idrica, che è una cosa estremamente delicata e seria. Insomma, le vicende sono abbastanza e sono tutte quante contestuali e contemporanee, vanno tutte quante nella direzione di creare dei problemi. Che possiamo fare? In primo luogo dobbiamo attrezzarci cercando di tenere il verde con la maggior cura possibile, almeno nell'ambito cittadino ristretto, ed evitare che possiamo alzare il livello dei controlli che possono spettare al comune, ma sono soprattutto controlli paralleli. Dobbiamo far sì che la polizia intervenga al più presto per poi chiamare in causa chi è deputato a intervenire. Possiamo utilizzare i volontari in forme di prevenzione, sicuramente, in forme di prevenzione. Perché poi quando ti scatta un incendio come quello che è scattato sulla collina di San Leonardo, voglio dire, in cui le fiamme erano alte 10-15 metri, insomma, bisogna stare bene attenti. Io ricordo a me stesso che a una certa ora addirittura i Canadair non potevano più andare e non ci potevano andare neanche più gli elicotteri, voglio dire. Quindi parliamo di livelli anche di preparazione abbastanza elevati per affrontare un problema del genere. E là va da sé, insomma, che anche l'opera preventiva è estremamente limitata, se non tendente a zero, insomma, voglio dire, parliamo di colline che vengono assaltate da questi soggetti e che sicuramente, tra l'altro, spesso e volentieri vivono anche situazioni di rapporti privatistici piuttosto che pubblicistici. Sono colline private, sono colline di privati, voglio dire, in cui a che tipo di prevenzione, tra virgolette, puoi fare? Voglio dire, anche perché spesso e volentieri anche la macchia soffre questa calura, voglio dire, ci sono gli alberi che se li vedete in giro talvolta sembrano, utilizzo un termine, disidratati proprio, questo è il termine, utilizzo una parola abbastanza poco consona ma chiara, mosci proprio, anche le foglie sono proprio cadenti. Perché? Perché c'è una carenza d'acqua impressionante. Stiamo alternando l'utilizzo delle fontane, voglio dire, il problema è questo qua, qui non c'è uno scaricabarile di responsabilità, qua bisogna fare la cosa più importante, che è quella di andare tutti nella stessa direzione, di tutelare la nostra città. Altrimenti
contro questi delinquenti. E noi questo lo stiamo facendo. L'altro giorno alla Carnale è stato un episodio bruttissimo, e quindi significa che se ci dovesse essere una matrice dolosa, significa che questi soggetti non hanno difficoltà neanche, voglio dire, davanti ai nostri occhi a fare una cosa del genere, non hanno bisogno neanche più di andarsi a nascondere sulle montagne. Io credo. Invece voglio credere ancora al caso, a fenomeni di autocombustione e cose di questo genere, e dico insomma che anche rispetto al volontariato preventivo sicuramente si può fare un ragionamento, anche perché ci sono diversi gruppi di ragazzi che ci vogliono dare una mano, e sotto questo punto di vista cerchiamo di impegnarle anche con cadenza abbastanza immediata. D'intesa con la regione o con l'EPT si farà qualcosa per la collina del Forte della Carnale, dopo per ripristinare il verde? Ma di questo non abbiamo ancora parlato, onestamente mi sembra abbastanza prematuro, però io intenderei fare qualche cosa con tutti quelli che ci possono dare una mano a ripristinare le cose belle di Salerno, a prescindere da quella che è la connotazione giuridica e politica che rappresentano questi enti. Io dico che noi dobbiamo interloquire con tutti gli interlocutori normali per poter ripristinare quanto prima e la Carnale e per poter avere quanto prima attenzioni, ma quanto più importanti possibile per tutelare il nostro territorio.